RD Radio. Casa RD. Benvenuti, benvenuti a tutti. Casa RV Radio, un nuovo format ideato e condotto da Lorella ai microfoni in compagnia di Nico Donvito, scritto e curato e condotto anche da te. Nico, benvenuto. Buongiorno, benvenuti a tutti. Benvenuti a tutti. Oggi un ospite speciale come prima puntata, Pier Davide Carone. Ciao. Eccoci, ciao Pier, benvenuto. È bello inaugurare con te, lo dicevamo fuori onda, questo spazio, perché chi meglio di te? Casa RV Radio, il tuo ultimo disco si chiama Casa, sei un amico, quindi fa doppiamente piacere averti qui con noi oggi. Sono un amico in tutti i sensi, anche in senso lato, diciamo, proprio per le mie origini musicali, diciamo, di provenienza. Assolutamente. Amico, e allora abbiamo deciso di accoglierti con una sigla che siamo sicuri apprezzerai molto, Sweet Home Alabama. Beh sì, anche perché io vengo dalla Puglia, è un po' l'Alabama dell'Italia, lo sanno tutti. RV Radio. Casa RV. Allora Pier Davide, grazie davvero di essere qui con noi. Come diceva bene Nico, è bello aprire insomma questo nuovo format con te, Casa RV Radio. E se sei d'accordo, mi piacerebbe partire dal tuo avvicinamento con la musica. A quando risale e come è avvenuto? Ma io mi sono avvicinato alla musica perché mi sono avvicinato alle immagini di copertina dei vinili che i miei avevano a casa, quindi siccome c'erano a volte delle copertine, oltre a essere iconiche, erano anche molto colorate, e quindi un bambino ci si avvicina così, poi attraverso le immagini, e poi ho scoperto che dentro l'involucro sopra il quale erano raffigurate delle immagini bellissime c'era anche della musica meravigliosa, e inizialmente era quella dei Beatles o piuttosto che Renato Zero, De Gregori, Dalla, insomma, eccetera eccetera, e ho scoperto da piccolissimo che era quello che volevo fare anch'io, cioè cercare di creare quelle cose bellissime che ascoltavo. Volevi creare qualcosa di tuo, cioè hai sentito questa necessità? Sì, sì, per me la musica è sempre stata associata alla creatività, cioè non ho mai voluto fare l'esecutore, per quanto poi abbia anche studiato, cioè perché ho provato a incanalarmi accademicamente alla musica tramite il liceo musicale, prima il conservatorio, però poi ho scoperto abbastanza presto che non faceva per me, cioè volevo dare un apporto di creatività allo sfogo musicale piuttosto che quello esecutivo. E beh, trovo che questo sia un discorso interessante, perché mi è capitato, Pier, di assistere a una tua video lezione, perché tu insegni anche all'università online in presenza, e mi è capitato appunto di assistere appunto a delle domande, perché tu parli di canzone popolare, tieni ovviamente un corso che racconta dalle radici fino ai cantautori, e ad un certo punto arriva il momento delle domande in cui i ragazzi ti chiedono la tua esperienza, vogliono capire un attimino il tuo percorso, ed è interessante capire quanta importanza tu dai al repertorio. E qui mi rifaccio alla tua esperienza di amici, alla tua, al tuo percorso, chiedendoti sia in fase di provino che in fase di talent, quanto è stato importante, quanto sono stati importanti gli inediti per te? Ma credo che per me siano stata la condizio sine qua non per far sì che io potessi avere un ruolo dentro Amici e poi anche fuori la discografia, perché io non ero un gran cantante, anzi non ero nemmeno un cantante, perché quando poi sono entrato ad Amici in realtà è stata la mia prima vera esperienza da cantante, perché quello che facevo prima era il chitarrista, perché scrivevo le canzoni con una band in cui stavo ma di cui non ero io il cantante diretto. Poi, come tutte le band giovanili, quasi tutte le band giovanili si sciolgono, ho continuato da solo, e il canto è stato per me un veicolo attraverso il quale appunto portare la mia musica. E diversamente non credo che avrebbe avuto molto senso proprio fare Amici cantando, non so, le cover di Alex Baroni. Sì. Faccio quell'esempio non a caso, perché mi dovevo scontrare con quel tipo di realtà vocale, e infatti credo di essere stato un po' anche pionieristico da quel punto di vista, perché ad Amici c'erano sempre stati grandi voci, grandi vocalità, ma non necessariamente, anzi quasi mai, associate poi anche a una creatività propria. E io ho fatto questo, e Amici mi è servito
ad amplificare questa mia velleità creativa, e di contro credo di aver dato qualcosa ad Amici in Cambio, cioè di aver aperto Amici anche al mondo dei cantautori. Senti Pier, a proposito di Amici, ma c'è qualcuno con cui hai mantenuto rapporti nel tempo? Ma sì, in particolar modo con Enrico Nigiotti, che tra l'altro era anche nella squadra avversaria in verità, però noi ce ne siamo anche sempre fregati, forse per solidarietà proprio da cantautore, quindi abbiamo avuto delle carriere anche diverse, nel senso che quando io sono uscito da Amici sono esploso subito e lui magari ha fatto un po' più di fatica, poi io ho visto emergere lui dopo tramite X Factor, poi Sanremo, in un momento in cui magari ero un pochettino più sotto, quindi le nostre carriere non sono mai state... Invece ce lo diciamo sempre anche scherzando, speriamo che le nostre carriere possano raggiungere lo stesso livello nello stesso momento, per far sì che questa nostra amicizia poi possa anche sfogare la sua espressione attraverso qualcosa di musicale, di bello. Da poter condividere insomma qualche esperienza insieme. Ma a proposito di esperienze, io ti chiedevo questa cosa di Amici, se hai mantenuto rapporti nel tempo con qualcuno, perché sai, ci sono anche dei giochini da fare. Abbiamo anche... Si vince. Guarda, che si vince non, ancora non lo sappiamo precisamente, però intanto ti mettiamo alla prova, ci stai? Ok, va bene. Amici della scuola primaria però. Cioè, già il titolo capisci un attimino. Cioè, non Amici di Maria, Amici della scuola primaria. Però già. C'è comunque la parola Maria, nel, perché primaria, se togli prima rimane Maria. Rimane Maria, sì, perché sì. Maria è ovunque, tra l'altro, la salutiamo. Allora, questo è un gioco, ci saranno delle foto e tu dovrai indovinare chi sono. Ok, aiuto. Allora, iniziamo, Nico. Tu se sì, sei d'accordo? Parliamo dei tuoi compagni, ovviamente, di classe, in quella non edizione di Amici, da bambini. Allora, io inizierei subito con la prima foto. Allora, vediamo un po'. Questo foto potrebbe essere Stefano De Martino? L'hai riconosciuto dai piedi o da qualcos'altro? No, direi risposta sì, esatta. Direi risposta esatta, molto bravo. Quindi già uno. Bene. Io direi che tra l'altro qui è proprio uguale, per cui... Sì, cioè, ma infatti lui è veramente... Tanti sono uguale, amici, cioè, identici. Cambia solo il fatto che diventa più alto e più grosso, però... Il resto è rimasto uguale. Foto numero due, andiamo avanti, vediamo... Ma questa espressione mi sembra proprio di Emma. Questa è tipica di Emma Marrone. Dai, ragazzi, ma le azzecca tutte, cioè bravissimo. Beh, ma perché ci ho passato mesi proprio dentro la casetta, fisicamente, quindi la fisionomica resta anche dopo tanti anni. Quella resta nonostante questa sia una foto di tanti anni a Unione, quindi... Era l'anno prima di entrare ad Amici. No. Era qualche mese prima, giù di lì. Andiamo con la foto numero 3, regia. Da lei Loredana Errore. E il taglio degli occhi è quello. Sì, eh? Sì. E rimane identica anche lei, eh? Sì. Cioè, è un po' come il concetto di De Martino. Di De Martino, sì, sì. Che lei, cioè, è diventata grande, però la faccia è quella. Anche lei qualche mese prima di entrare in esatto, scuola. Esatto. No, lei dopo, quando è uscita. Quando ha perso contro Emma, aveva quell'espressione. Andiamo con la foto numero 4. Questa si va sul difficile. Attenzione, il mistero si infittisce. Capisci? Sono indeciso. Che faccio? Mi butto lo stesso. Buttati. Mi butto lo stesso. Potrebbe essere Nigiotti? No, nessuno ha detto, innanzitutto, nelle regole del gioco che non si possono ripetere i personaggi. Quindi guardalo bene, guarda le orecchie. Ah, ma è Stefano qui. Guarda il taglio degli occhi. Sì, è sempre Stefano, okay. Però senza accappatoio, col maglioncino. Sì, sai, perché lui l'ho riconosciuto dai piedi, quindi in questa foto non si vedono naturalmente. No, ma infatti mi sembrava che non potesse essere nessuna, cioè mi ero buttato a caso, ma non mi sembrava nessun altro di quelli, diciamo, già. No, è Stefano. È Stefano. Ah, quindi ci sono più tue foto in giro da bambino, ma sai, per il parallelismo anche con Santiago, perché è uguale praticamente, no? Ah, quindi però non è Santiago questo. No, diciamo, questo è l'originale. Potrebbe essere. È una foto un po' troppo vintage, se no sì, maglioni, magari no. Aveva la camera sporca del live del telefono. Ma... andiamo avanti con il gioco, foto numero 5. E qui ti salta la collaborazione. Eh no, qui potrebbe essere Nigiotti, sì dai, lui questo... dai. Questo è Nigiotti, Enrico, confermiamo. Sì, dai, sì, lui Enrico. Ti saltava la cosa, il saluto anche, quindi in questo caso da parte di Enrico, no, lui si vede in sì, naso. Sì, dai, cioè, sì. Qui è un attimo dal dire, arriviamo con le carriere allo stesso punto, al non salutarsi più, non mai riconosciuto. Esatto. Però devo dire che lui è cambiato molto, Pier Davide.
Lui? Beh, sì, rispetto a questa foto qui, diciamo che non si stira più i capelli. Ha optato per un modo, cioè, ha smesso di stirare, cioè, adesso è più, cioè, più naturale. No, non so perché questo caschetto strano. Vabbè, boh. Sesta fotografia. Dai, di nuovo Stefano. È un incubo. Cioè, avete solo foto di Stefano. Allora, c'è una foto di Emma. Il repertorio abbiamo solo quelle. Solo Stefano e Emma. Però qui lei. Poi anche, cioè, stesso stile, anche, diciamo, di abbigliamento. Di tra l'altro, io direi ha anche lo stesso sorriso oggi. Sì. Cioè, è identico. Sì. Oggi sorriso. L'hai visto? Proprio, cioè, proprio oggi. Cioè, oggi ha il sorriso. Sì, sì. Guarda, la barba è però uguale. Ci ho preso il caffè 5 minuti fa, e tu ti lascio, c'ho Pier Davide. Andiamo avanti con la settima foto. Ultima. Questa qua ti voglio, qui ti voglio. Beh, qui dalla qualità dello scatto, da colori tipici dell'era pre-digitale, non parliamo di un concorrente, di un allievo della scuola, ma di qualcuno che in qualche modo in quella scuola l'ha fondata, no? Ah, ma è Maria questa. Sì. Lei è Maria. No, Maria è totalmente diversa. Ma infatti, dai. No, cioè, Maria devo dire che non l'avrei mai idea. Cioè, se non avessi dato questo suggerimento, non ci sarei mai potuto arrivare. Era difficile pensare potesse essere lei, vero? Cambiata sì, molto. Beh, anche perché poi, cioè, la foto si sgrana, ma non così tanto sgranata. Ora non vorrei neanche scivolare su una buccia di banana del tipo da Maria mi sarei aspettato foto più breve, perché sennò poi mi saltano anche inviti eventuali. No, ma no, perché poi si scende subito nella dicotomia nativi digitali, migranti sì, digitali, no? Sì, no, vabbè, non credo. Ti che sto salvando. Maria si offenderebbe se non le dessi della nativa digitale, insomma, va bene. La fortuna però era l'ultima foto. Andare avanti, Lorena. Possiamo meno male che non avete fatto tra pochetto di mettere foto mie, perché pensa se non mi fossi riconosciuto, avessi detto Nigiotti e poi ero io. A proposito proprio di Maria, no, insomma, bisognerebbe anche capire, Pier Davide, se c'è un ricordo personale che porti con te di questa donna che indubbiamente ha cambiato il modo di fare televisione in Italia, ma soprattutto ha dato anche una svolta al tuo percorso musicale. Beh, il ricordo più nitido che ho proprio della sua grandissima anche lungimiranza e capacità di leggere le situazioni prima degli altri sta in un episodio in particolare. Era la puntata speciale prima dell'interruzione natalizia di Amici e lei mi prende in disparte e mi fa Valerio Scanu, chiaramente, parteciperà al Festival di Sanremo, però avrebbe bisogno di un pezzo. Che ne diresti di dargli per tutte le volte che io avevo scritto, diciamo, prima di entrare ad Amici, e che era nella compilation di inediti che io avevo dato a Maria, quindi lei la conosceva già, anche se di fatto io non l'avevo mai cantata chiaramente pubblicamente. E io, che come al solito, insomma, invece di dire ah che bello, grazie, cioè le mie reazioni sono sempre bizzarre rispetto alle cose che mi vengono dette, alle opportunità che mi vengono offerte, risposi a questa domanda con un'altra domanda. Dissi sì, ma io poi al serale cosa canto? Perché fin lì avevo cantato sempre canzoni, diciamo, scanzonate, anche se magari impegnate anche a livello sociale, però di fatto dei divertissement musicali. E per tutte le volte che con l'ingresso poi al serale eventuale con l'orchestra doveva essere la mia svolta un pochettino più seria, romantica, diciamo così. E quindi quella era una domanda naturale, anche se in quel momento non era naturale che io lo facessi, cioè potevo anche dire sì, grazie. E lei invece, con grande lungimiranza, rispose: beh, ma tu hai quella canzone che hai scritto da poco, che perché io rimanevo sempre più degli altri a fine lezioni, perché siccome avevo una serie di canzoni da registrare mi davano la possibilità di farlo lì in studio. E disse: c'è quella canzone che mi hanno mandato da poco, che hai scritto, com'è che si chiama, La Notte, Di Notte, Di Notte, però l'ho scritta qualche giorno fa, cioè non lo so neanche se è pronta, eccetera. Lei disse: no, fidati, tu dai per tutte le volte che a Valerio la porta a Sanremo e poi tu al serale canti Di Notte. In effetti, nell'arco di un mese circa, per tutte le volte che vince il festival con Valerio, diventa disco d'oro, traina al successo Valerio e tutto quanto. Di Notte
vince il disco d'oro come singolo e trascina tutto il disco a due platini, per cui insomma. Per tutte le volte poi diventa anche un cult, cioè per il, anche un modo di dire, a volte è diventato anche un intercalare in tutti i luoghi, in tutti i raghi, cioè quante volte lo diciamo, Pier Davide, questo è uscito dalla tua penna. RV Radio, casa RV. E eccoci qui in studio, Pier Davide Carone. Prima parlavamo dell'esperienza appunto di Sanremo in quanto autore di Valerio Scanu, ma a Sanremo c'è partecipato in gara direi con un maestro della canzone italiana che è Lucio Dalla. Il tuo percorso si è intrecciato con quello di Lucio nel 2012. Nani è il brano che è firmato da te, presentato in quell'edizione del festival. Ci racconti com'è nata questa collaborazione, questo incontro con Lucio? Questa collaborazione è nata intanto negli uffici della Sony come pensiero, come idea, perché dopo un primo disco, appunto adesso abbiamo sentito di notte un disco, primo disco dal successo eclatante, il secondo disco aveva un po' disatteso quelle che erano invece le aspettative che aveva creato il primo, per cui c'era un momento un po' di tensione in cui io dissi: il prossimo disco o me lo produce qualcuno che sia in grado di codificare il mio linguaggio e dove sto andando io, perché comunque era un momento spartiacque passare da una prima parte di carriera molto pop, frizzante, in un modo anche un po' naif se vogliamo, a qualcosa che volevo diventasse un percorso un po' più d'autore, un po' più importante. E allora dissi: altrimenti me lo faccio da solo. E la loro risposta fu Lucio Dalla. Una gran bella risposta. Come l'hai presa? Perché voglio dire, tu li hai anche un po' provocati in qualche modo. Sì. Aspettavi una reazione da. Ma io mi aspettavo tipo stacco cinematografico, le valigie di fuori, capito? Non metto più piede qui. E invece loro hanno avuto una bella risposta. Anche perché Lucio Dalla non era una risposta soltanto spot. Perché lui era chiaramente il grandissimo cantautore, genio che tutti conosciamo, ma in realtà è stato anche un grande mecenate e produttore, perché lui aveva prodotto gli Stadio, aveva prodotto Ron, aveva prodotto Bersani, Carboni, quindi su questi sono alcuni esempi, per cui lui era in grado anche di mettersi a disposizione non necessariamente del proprio talento, ma anche del talento altrui. E quindi credo che sia stato l'unico caso così clamoroso in Italia, insomma, di produttore. Poi ha creato anche dei personaggi di successo, quelli che ho nominato. E per cui arriviamo da lui, io arrivo con le mie solite canzoni, chitarra e voce, sempre esami complessi, perché poi già piacere a Maria era una cosa difficile, piacere a Lucio Dalla forse era ancora più complesso, perché cantautore lui in primis, e su Nani lui ha stoppato tutto e ci ha portato a pranzo, che mi sembrava un modo carino di dire di non mi interessa, però ho detto vabbè, al massimo posso dire a mia madre: ho pranzato con Lucio Dalla, mi ha anche offerto il pranzo a Bologna, e quindi me ne torno a casa un po' apparentemente con le pive nel sacco, come si suol dire. E invece una settimana dopo lui mi telefona, io non sapevo neanche che avesse il mio numero di telefono, e mi fa: però, cioè, siete strani voi, mi siete venuti a cercare, poi sembra che non te ne freghi niente di lavorare con me, neanche una telefonata. Tu guarda Lucio, non pensavo che mi avessi detto di sì quel giorno, comunque vabbè, sto arrivando, ero a Roma, vengo a Bologna. E quindi così è cominciato il nostro percorso. Questa è una storia pazzesca. Comunque. Cioè Lucio Dalla che ti chiama e dice: cioè, tu prima mi vieni a bussare alla porta e poi non mi richiami, ma che modo è? Sì, sì. Che comportazione è questa? Esatto, ma lui non mi ha mai detto di sì, ce lo giuro. Io magari ero anche un po' rincoglionito all'epoca. Tu giustamente però avevi anche il timore di quell'autorevolezza di un cantautore che insomma aveva peso nella storia musicale italiana. Cioè, però poi ho scoperto appunto da questo episodio e da altri successivamente che oltre a essere un grandissimo cantautore era anche un grandissimo minchione quando poteva, perché poi cioè, ti faceva questi scherzi, cioè lui lo sapeva che non mi aveva fatto capire. Lo sapeva. Ma era questa la cosa divertente. Si divertiva, sì, a fare ciò.
Voleva vedere fin dove saresti arrivato, cioè questa magari era la sua curiosità. E poi c'è un altro episodio di Pier Davide di Sanremo, perché tu ufficialmente partecipi con Ami, ma ce n'è un altro in cui tu ci arrivi vicino con una canzone. Infatti chiedo alla regia di mandare sullo schermo un articolo di giornale, perché adesso ci arriviamo. Mi riferisco alla canzone Caramelle, Pier Davide, forse qualcosa ti dice. Già, mi sa che ha notato un Roberto Vecchioni, perché abbiamo parlato di Lucio Dalla, ma qui stiamo parlando di un altro grande maestro. Devo dire che quelli bravi parlano bene di me, tutto sommato è una cosa carina. È un bel feedback. Sì, non è male, tutto sommato. Dalla, vero? Beh, questo articolo datato 28 gennaio 2019, lo hai pubblicato, immagino tu lo conosca a memoria, Pier, perché il maestro Vecchioni scrive di proprio pugno delle parole meravigliose. Mi è capitato di ascoltare una di quelle canzoni che sfuggono al semplicistico concetto di bello o brutto, ma appartengono di diritto alla categoria di uniche. Ovviamente poi Vecchioni parla, paragona ovviamente la tua musica a Verga, a Capuana, diciamo che come hai reagito dopo aver letto quell'articolo? Beh, come sempre con grande incredulità, cioè nel senso, cioè già scomodare Vecchioni, insomma, poi scomodare Verga, Capuana, insomma, mi sembrava tutto troppo, però poi in realtà incontrando anche Vecchioni di persona ho scoperto che quella stima era tangibile, non solo di carta stampata, anche perché non ne aveva nessun motivo, se poteva no, anche. Certo, Pier Davide, tu sei molto umile, però a questo punto te lo dico io, se tutti questi grandi parlano così di te, evidentemente ci sono anche dei grandi meriti dietro. Cioè, poi non penso che... è andato in gara con lui a Sanremo dopo 40 anni che non ci metteva piede, quindi esatto. Cioè, voglio dire. Non solo gli ho offerto il pranzo. Cioè, esatto, ci ho offerto anche. No, poi me ne ho offerto più di uno. Ma poi, insomma, si è scomodato anche Vecchioni. Cioè. Sì. Poi l'unico, però, che a cui dovevo piacere in quell'anno è Claudio Baglioni, no. Che invece niente, proprio il pezzo non gli è arrivato. Allora potremmo lanciare però un messaggio per i prossimi Sanremo, ecco, ai prossimi direttori artistici che arriveranno, insomma, cioè qui abbiamo un Pier Davide Corone, cioè qua ci avete una Ferrari praticamente, cioè guidatela, usatela, non so che cosa stiamo aspettando, cioè rivogliamo il cantautorato a Sanremo, Pier Davide, possiamo dirlo? Beh, questo in generale è un problema forse di questi anni, poi con Nico, perché privatamente ne parliamo spesso, che è un momento difficile per essere un cantautore di un certo tipo, perché non è che non ci siano i cantautori oggi, però quel modo di raccontare le storie, anche un po' artigianale, è caduto in disarmo, perché oggi ci serve sempre la frase spot, e anche i cantautori cadono spesso in questo cliché, ma giustamente per anche istinto di sopravvivenza. RD Radio, casa RD. Pier Davide, Vecchioni scriveva: sogna ragazzo sogna, e tu che ragazzo sei stato? Che sognatore sei stato? Beh, sono stato un sognatore molto concreto, perché come ti dicevo prima, l'ho deciso da piccolo che sarebbe stata questa la mia strada, e a 12 anni ho palesato questa mia volontà ai miei genitori, e chiaramente quando un ragazzino di 12 anni dice io da grande voglio fare il musicista, cioè si aspettano che sia una cosa che dice un ragazzino, come tipo voglio fare il calciatore, cioè quelle cose. Vabbè, poi gli passa. Poi gli passa. Però poi quando invece mio padre si è accorto ancora prima di mia madre della fissità e della serietà del mio sguardo, per quanto giovane, ha capito che sarebbe andata esattamente così. E così è andata, cioè non ho mai cambiato idea. Forse mi rende anche un po' noioso, perché sono 22-23 anni che faccio questo e che voglio fare questo, e quindi continuo ad avere lo stesso sogno poi. Quindi i tuoi ti hanno sostenuto al 100% in questo percorso? Perché di solito magari dice sì, mamma era d'accordo, papà non era d'accordo, viceversa. Invece cosa no. Molto bella questa. No, entrambi. Mia madre forse preoccupata, diciamo, più da madre, magari avrebbe voluto per me, e ancora lo vuole, un percorso più accademico, sempre in ambito musicale, cioè il pezzo di carta, il conservatorio, perché poi io l'ho abbandonato, adesso vorrebbe che lo riprendessi, diciamo, a 35 anni quasi, complesso, però non è detto che poi non decida di farlo comunque. E invece mio padre, cioè, in realtà è stato
un'altra di quelle conversazioni surreali che mi sono capitate nella vita è che siccome a un certo punto avevo 20 anni e voglia di autonomia e indipendenza, e però solo quei concerti non ce la facevo, accettai di fare il concorso in autostrada, lo vinsi e entrai come stagionale. E quindi quando dissi a mio padre ho vinto il concorso, sono entrato a Casellante in autostrada, cioè fece una cioè come se gli avessi detto papà mollo gli studi perché voglio andare a suonare in mezzo alla strada a Londra, cioè ho avuto la stessa faccia, però era il contrario, cioè era io che dicevo a mio padre ho trovato un lavoro serio e mio padre che gli si sente il cuore spezzarsi perché quel posto fisso poteva insomma precludermi sì. E quando poi gli ho detto basta papà non ce la faccio più, mollo il lavoro e vado a fare amici, invece di avere le reazioni normali dei padri, no cosa fai, abbandoni il posto fisso, era contentissimo. Beh, rispetto al Casellante lo preferiva forte. Tra l'altro una volta mi hai raccontato che per tutte le volte che l'hai scritta, finita di scrivere il testo naturalmente, durante un turno lavorativo in autostrada. No, vabbè. Beh, sì, perché tu sei di quelle parti lì, sì, come me. Casello Mottola Castellaneta, che è anche il mio paese di origine. Quindi... che è quello dove, da dove esci quando tu devi, sì, tornare a casa tua. Ecco, siccome lì non è che ci sia questo grosso traffico, questo grosso lavoro, soprattutto la notte, cioè come fai a far passare 8 ore? Ecco, io le facevo passare finendo le canzoni che avevo magari iniziato a casa con la chitarra e il pianoforte, lì chiaramente non avevo gli strumenti, però potevo, ricordandomi le melodie, metterci giù le parole. Per cui il testo di per tutte le volte che effettivamente è nato, e ce l'ho ancora il foglio da qualche parte proprio con il logo autostrada, perché loro si davano in block notes dove dovevi scrivere in realtà i conti, gli appunti eccetera, io ci scrivevo i testi delle canzoni quando c'erano ancora i casellanti, perché adesso almeno qui è tutto automatico, tutto, cioè. Sì, ma anche all'epoca in realtà a Mottola Castellaneta facevo il casellante ma non dentro il gabbiotto a prendere, okay, i soldi, ero al monitoraggio centralizzato di tratta, che è una cosa noiosissima, non mi sto ah quindi non ha nemmeno a che fare con controlli che tutto vada bene poi. Sì, e io sono la vocina fuori campo che quando, non necessariamente a Mottola, ma anche a Foggia, cioè tutta la, comunque la Puglia, quello che ha messo 5 euro abbastanza logorate dal tempo, che si incastrano e fanno un casino dentro le macchine e poi ti rispondono anche un po' incazzosi, ecco siamo arrivati al sud, e magari poi dici al collega, chiami, guardi c'è un tipo quindi che... Quindi tu eri quella vocina che interviene in caso di problemi. Sì, sì. Ti dicono non abbandonare il veicolo. Esatto, non abbandonare il veicolo. Quella è una voce registrata, quella di non abbandonare. Dopo interviene qualcuno che dice cos'è successo, come posso aiutarla. Pensa un po'. E ti becchi 30 secondi di insulti perché siamo arrivati al sud. E poi scopri il problema e poi vai a dire al collega che sta lì sul posto di togliere i 5 euro mozzicati, dice la prossima volta magari dal nord si porti delle banconote nuove intatte e questa, evitiamo di distruggere. In questa atmosfera è nata in tutti i luoghi, in tutti i laghi che dicevamo prima, quindi... Sì, ma perché in realtà invece l'atmosfera notturna è molto più rilassata, perché di notte viaggiano soltanto i camionisti che però sanno come devono fare, poi c'hanno il telepass per cui ciao, è risolto il problema. E quindi sì, c'è più tempo di scrivere. E allora, clima, beh, perfetto, Nico. Per il secondo giochino, non vedo l'ora. Guarda, questo giochino si chiama È mia, non è mia. E qui mettiamo alla prova la tua memoria, Pier Davide, perché sai, gli anni passano, i bimbi crescono, come cantava Consolini qualche anno fa. Quindi andiamo a testare quella che è la tua, esatto, memoria, proponendoti alcuni versi di canzoni dove tu ti limiterai a dire semplicemente ecco qua il logo fantastico È mia, se è tua o non è tua in questo caso, azzardando magari anche il titolo della canzone, no? Ecco, la prima frase numero 1, sì, sì, arriva il cavaliere senza cavallo, stupido ma pur sempre bello, soluzione è tua o non è tua? È mia, questa è Jenny. 2010, eccola, sì, indovinato. Frase numero 2, questo ballo è uno sballo. Muovo il ventre con la... Non è Baby K. No, è mia e c'è anche un refuso, se posso permettere. Sì? Sì, perché io dico muovi il ventre, non la mente. Ah, cioè, nel senso, muovi questo il corpo, è angolo testi, sai? Esatto, angolo testi, sì, perché sì, mi hanno fatto gli strafalcioni sulle mie prime canzoni perché erano troppo veloci i testi. Okay. E questa, sì, è il ballo dell'estate. Canzone di cui possiamo anche fare a meno, cioè nella mia vita. Quindi è tua. Questa è tua, questa qui prendi sotto braccio la felicità, basta aver coraggio all'arrembaggio col qua qua qua. Ecco, a proposito di canzoni sciocchine, sarebbe stata meglio scrivere questa proprio in termini economici piuttosto che il ballo dell'estate, ha fruttato sicuramente di più. E dal mio conto in banca deduco che questa non è mia. Non è tua, questa non ce l'abbiamo. Power, 81, anche perché non eri nato. Resta
per sempre bambino e questo è il destino che incontrerò. È sì, mia sì, o non è mia? Questa è mia, è una canzone per bambini che ho scritto per le nuove avventure di Peter Pan sugli ali del mondo. Però anche se è una canzone per bambini, devo dire che mi piace molto e la farò anche in tour quest'estate. Ti voglio spoiler, anche vedere che è molto bella, sai, l'ho riascoltata di recente, è molto bella. Ma tra l'altro ne farò una versione molto diversa da quella che sono abituati a sentire i bambini quando vedono il cartone, certo, animato, che era molto elettro, molto da cartone animato. Ne ma farò come una nasce, versione come una canzone pop normale o su committenza? No, in realtà quella è stata una delle mie poche canzoni scritte su committenza, perché era una produzione internazionale di cui però Dea Kids aveva acquistato i diritti per la messa in onda in Italia e voleva utilizzare, come spesso si fa in Italia, in realtà le sigle dei cartoni animati sono spesso diverse da quelle, diciamo, internazionali, e siccome la sigla era in inglese, loro la volevano in italiano ma non volevano una sigla nuova, volevano quella sigla con un adattamento del testo. Quindi io in realtà ho preso la melodia che c'era già, gli ho scritto il testo in italiano. Ok. Frase numero 5, ultima. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto. Sì, magari. No, no. Il tema è sempre Peter Pan, capisci. Però la penna è sicuramente migliore della mia, Edoardo Bennato. 1980. Mi sembra di intuire che questa non è tua, Bernardo. No, questa non è mia, Ti sarebbe piaciuto? Direi di sì. Ma infatti a questo proposito, proprio sulla scia di questo giochino, che è tra l'altro molto molto divertente, c'è una canzone che avresti voluto scriverla tu? Cioè una di quelle canzoni che inviti magari ad un'altra penna, che reputi dal punto stilistico musicale, diciamo, perfetta, immacolata? Beh sì, non più di una, se proprio ne dovessi dire una, tanto per rimanere nel mio range affettivo, anche Cara di Lucio Dalla, è una canzone bellissima, che però l'ha scritta lui. L'ha scritta lui. Però anche quella la faccio quest'estate. La fai? Sì. Ce sì, ne sì, saranno altre di Lucio che farà parte Cara? Sì, quest'anno, così come l'anno scorso, ci sarà una parte centrale dello spettacolo tutta dedicata a Dalla, perché l'anno scorso l'espediente era... perché di espediente si tratta, perché poi in realtà è una scusa per cantare delle canzoni meravigliose. Espediente era il decennale della sua morte, oltre che da Nanì. Quest'anno gli 80 anni dalla nascita, e quindi continuerò a cantare Dalla in mezzo. E poi abbiamo anche un'altra canzone, l'abbiamo citata anche prima, Pier Davide, di quelle tue importanti che hai scritto per tutte le volte che... con la quale hai vinto il Festival di Sanremo nel 2010 nelle vesti di autore, grazie all'interpretazione di Valerio Scanu. Ci hai raccontato prima, insomma, come è nata la collaborazione. Anche come è nata la canzone, esatto, in questo caso, al casello. Siamo curiosi di capire come l'hai vissuto quel festival all'interno della casetta, perché tu stavi partecipando ad Amici quell'anno. Beh sì, è stato strano, perché chiaramente io non potevo uscire, anche perché sarebbe stato falsato il gioco, cioè lì la dinamica del gioco è proprio che tu non devi sapere niente del mondo esterno, e a Sanremo era difficile poi tenermi ovattato qualora ci fossi andato, per cui l'ho visto in TV. E l'unica concessione che mi è stata fatta da Maria, proprio perché eravamo tutti ubriachi di felicità e anche un po' di prosecchino, che quando è stata decretata la vittoria, sono andato in ufficio da Maria e mi ha detto: hai una telefonata, tipo in carcere, hai una telefonata, chi vuoi chiamare? Ho detto: chiamo mio padre. Come regalo per la vittoria. Hai chiamato suo papà? Sì, sì, ho sentito mio padre, insomma, che era... anche lui non ci poteva credere che abbiamo chiamato, insomma, ed è di tutto, della vittoria, cioè è stato un momento incredibile. E poi subito dopo, appena sei uscito, il primo incontro con Scanu, com'è stato? Ah no, il primo incontro con Scanu in realtà è stato sempre dentro, perché lui poi venne ospite la puntata dopo, che aveva vinto, credo forse anche il giorno dopo, eccetera, e Maria cercava di imbeccarlo, vuoi ringraziare qualcuno? Poi col tempo ci abbiamo anche riso su, perché poi spesso magari Valerio nelle situazioni di tensione non è che uno lo fa con cattiva, capita a tutti, magari una dimenticanza, e Maria cercava di imbeccare quante persone dovesse ringraziare. No, non mi ha nominato, io ero lì, poi ero seduto nel cubo, era anche facile, tipo mancavano le frecce, quelle dello stadio di baseball, sai, i guantoni con le frecce, no? Tipo,
è indicato su di me e niente, non l'ha detto. In più lì aveva il premio, quello che a me non è stato mai dato, perché di, un tempo lo davano anche agli autori, non ho capito perché non l'ho mai ricevuto. Comunque apro anche una polemica, uso i potenti mezzi della radio un polemicone, facciamo sì, per anche per Carone cortesemente. Sì, non mi è mai stato dato il premio di Sanremo come, come autore. E no, ma quando ci tornerai a Sanremo, lo vincerai da cantante, ti fai dare anche, anche quello ne avanzo uno dal 2010. Esatto, mi dovete due premi. Quindi voglio due leoncini in mano. Esatto, due leoncini in mano, e invece neanche non me l'ha fatto toccare. Quindi non l'ho mai toccato. Ma tu ci sei rimasto male quando lì per Liscano non ti ha ringraziato? Cioè eri anche un po' più piccolo, magari, e avevi meno le spalle grosse rispetto ad oggi, magari una roba che ti può scivolare addosso. Sì, beh, in quel momento un po' ci ho, non rimasto male, però cioè l'ho notata, ecco, l'ho notata. È poi, tipico di chi vince Sanremo, posso dirlo, da appassionato del festival, si dimenticano tutti gli autori, cioè non ringraziano mai gli autori. Ma infatti credo che anche Checco dei Modà avesse fatto una polemica con Emma, che vinse, che c'ero anch'io con lui. Sì, ringrazio soltanto Checco, quando gli autori erano, c'erano anche altri due, Enrico Palmosi e Luca Sala, me lo ricordo come se fosse ieri, era il 2012. E non disse che anche credo Vecchioni si dimenticò di Guidetti. Vabbè, succedono questi strafalcioni, insomma, non c'è problema. È tipico, diciamo. Io per quello le scrivo da solo, così almeno non devo ringraziare nessuno. Faccio prima. Ti ringrazi da solo. Mi ringrazio da solo. Sì, al massimo ciao mamma, così. Allora, io devo dire chiacchierata bellissima, cioè abbiamo scoperto proprio il lato di Pier Davide, cioè io me lo ricordavo, no? Molto profondo, molto intenso, soprattutto sulla scia appunto di tutte le canzoni come La Notte, e in realtà Pier Davide hai un lato veramente comico, simpatico, che è bello poterlo condividere con Casa RV, devo dire grazie. No, grazie a voi, tra l'altro io lo dico sempre, anche nei miei concerti, che sono molto più simpatico delle mie canzoni, perché le mie canzoni sono di una tristezza rara, però io in realtà posso anche scherzarci, insomma, con le persone. Ci sai ironizzare con sì, le persone? Sì, no, anche perché poi quando scrivi hai uno stato emotivo che chiaramente, cioè, parafrasando quel gran genio che era Tenco, al quale fu chiesto perché scrivi sempre canzoni tristi, lui rispose: quando sono felice esco. Ed effettivamente è così, uno non viene associato spesso, ma quello scrive solo canzoni di come è triste lui. No, in realtà sono, cioè lo sa, lui sono un burlone. È uno sfogo, magari, la canzone triste. Sì, è un momento di raccoglimento, anche di esorcismo, se vogliamo. Ma vai ad esorcizzare magari anche qualche relazione finita male con quelle canzoni? A quello sempre lo faccio. Sempre. Cioè, le mie canzoni non parlano mai di quando le cose vanno bene nei rapporti. Quindi devo presumere che adesso stia andando tutto bene. Sì, infatti, da un po', infatti, scrivo canzoni che parlano da altro e non d'amore, perché le cose vanno bene. Quando poi scriverò una canzone, verrà la mia fidanzata, dimmi, c'è qualcosa che devi dirmi, perché hai scritto una canzone intensa. Dobbiamo forse parlare. Dobbiamo parlare, perché questa canzone intensa da dove esce adesso? E va bene, allora io ti ringrazio ancora Pier Davide per essere stato qui con noi, grazie Nico, chiacchierata bellissima, apertura col botto, devo dire. Ma direi proprio di sì, non poteva esserci l'ospite migliore qui con noi. Grazie a te. Grazie ancora a voi. Pier. Grazie. Grazie alla regia, e noi vi salutiamo. RV Radio. Casa RV.